ragazzi, bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, quest'oggi siamo qui con un video che avrei voluto portare eoni fa ma non l'ho mai fatto. Siamo qui con l'Apocalypse 25, ragazzi, e il Bane. Una coppiata che secondo me è micidiale. Anzi, non si può dire micidiale. Una coppiata devastante. Quindi Mirrorless, poi Svapatona e chiacchierata finale. Signori, siamo davanti all'Apocalypse 25 insieme alla sua scatola esagonale. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno e poi andiamo a vedere l'Apocalypse. Una bustina vuota dove all'interno troverete delle coil e successivamente abbiamo, attenzione a quello che c'è qui, OR, come sempre, viti di ricambio. Poi abbiamo un blocco, una piastrina di fissaggio di ricambio e poi abbiamo finalmente il PIMBF per chi volesse metterlo su box, ovviamente con lo skunk. Ma ecco ragazzi, l'Apocalypse 25. Non notiamo grandi differenze rispetto al 24, rimane sempre la classica maschera antigas della linea Armageddon. E poi andiamo a girare e vediamo la scritta Apocalypse 25, in maniera molto cazzuta in questo caso c'è scritto. Vediamo anche la parte superiore dove c'è il tip e la regolazione dell'aria, che è molto simile al 24 mm. Al di sotto abbiamo il numero di serie, la scritta Armageddon e poi abbiamo la scritta 25 mm, signori. Pin classico da poi andare a svitare in caso cambiare con un pin BF che troverete all'interno. Vediamo la regolazione dell'aria classica dell'Apocalypse, un foro da 3 mm enorme da una parte e anche dall'altra. Per regolare l'aria girerete la parte soprastante, andrete a regolare, adesso io non riesco perché mi scivolano le mani. Ecco il deck leggermente differente rispetto al 24 mm, abbiamo adesso non più solo due viti di fissaggio, ma abbiamo anche queste ganasce che servono a chiudere meglio le nostre coil. Come vedete io ho scelto una rigenerazione classica con dell'acciaio 22 gauge. Vediamo anche questi due piccoli scassi che servono a inserire all'interno i dentelli che troveremo all'interno del cap per andare a chiudere molto bene il nostro Apocalypse 25 mm, e ovviamente ne troviamo anche uno dall'altro lato. Le torrette diciamo che un po' assomigliano a quelle del atomizzatore da 24 mm. Il sistema di fissaggio secondo me è letteralmente migliorato rispetto a prima, si fissano molto meglio le coil e rimangono più fisse. Vediamo presenti, eccoli qui, i famosi dentelli del quale parlavamo poco fa, che noi dovremmo andare a inserire per chiudere il nostro atomizzatore, che è veramente una baggianata. Ora vi faccio vedere come fare. Volete far inserire il nostro atomizzatore, vedete che non chiude, dovete girarlo finché non arrivano i dentelli a combaciare. Eccolo qui, fa lo scatto e l'Apocalypse si chiude perfettamente. Ragazzi, la rigenerazione ve la faccio vedere ora. Rieccoci tornati ragazzi, avete visto anche come rigenerare l'Apocalypse 25 con del semplice acciaio 22 gauge. E ora vi faccio vedere questo Apocalypse 25. Sopra ho voluto metterci un fruttato che è quello di Danielino 77, che secondo me ci sta molto molto bene all'interno di questo liquido, all'interno di questo RDA con
questa tipologia di rigenerazione e andiamo a provarlo. Tanto mamma mia, perché non ho usato delle waffle? Sicuramente voi vi starete chiedendo perché purtroppo le ho finite. Di conseguenza usiamo l'acciaio. Poi avevo voglia di un bel fruttato. Partiamo. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cloud chasing puro. Non ho mai provato su una box squonk, perché onestamente il deck non è capientissimo. Quindi secondo me è più da tubo meccanico o comunque box no squonk, ok? Sapete che io con lo squonk non ho un bel rapporto. Sì, mi piacciono, però non è che mi fanno impazzire. La reattività grazie all'acciaio è qualcosa di strepitoso, inutile da dire. Aromaticamente posso dargli un 8,5, raga, perché aromaticamente è veramente fantastico. Anche se c'è del semplice acciaio sopra, l'Apocalypse rende benissimo. Io mi ero già innamorato dell'Apocalypse 24. Quando ho saputo che Davide della Cacci aveva l'Apocalypse da 25, ho detto ok, dammelo, lo voglio. L'ho acquistato, se non erro costa sui 60-70 euro. È strepitoso, è fantastico, è vero, è molto simile al 24 mm, però secondo me con la nuova tipologia di rigenerazione che hanno fatto, intanto è un po' più semplice da rigenerare e comunque è un po' più capiente, quindi avete quel millimetro in più col quale potete fare qualche rigenerazione un po' leggermente più complessa. Aromaticamente appunto non si comporta male, scalda ovviamente perché comunque sto utilizzando un acciaio che comunque va a scaldare molto. La regolazione dell'aria è veramente fantastica, perché potete scegliere tra un tiro molto contrastato e un tiro più arioso, che comunque con 3 mm di apertura, 2 fori a 3 mm avete un tiro straarioso. E su tubo meccanico per me, ragazzi, è qualcosa di assolutamente da avere. Una vaporosità strepitosa, è cloud chasing puro. Io con il Bane, l'ho comprato ovviamente da mettere sopra il mio Bane. È inutile dire perché io l'abbia acquistato, sapete che sono un amante del cloud chasing, avevo il Bane nero, ho detto non posso non averlo. Ragazzi, le finiture come colorazioni penso che siano le classiche, ossia dovrebbe esserci oro, acciaio, arcobaleno, quindi rainbow, e nero opaco come il mio. È fantastico, merita tantissimo e deve essere, se volete fare cloud chasing, dovete assolutamente comprarlo. Se vi era già piaciuto il 24, provate anche il 25. Secondo me la rigenerazione è leggermente più semplice, ve la cavate con un paio di minuti in meno rispetto al 24, perché comunque le ganasce aiutano molto. E la novità è che comunque c'è il pin BF, che in tanti avevano richiesto per il vecchio Apocalypse 24, che non era mai stato fatto. Ora invece sul 25 hanno voluto mettere il PBF, perché comunque ora vanno molto queste box squonk e di conseguenza potrete utilizzarlo anche lì. Ragazzi, se avete un bel tubo meccanico e volete ficcarci sopra un Atom da 25 mm, un RDA da 25 mm, scegliete l'Imperatore. Dopo il Goon arriva l'Apocalypse. Quindi ragazzi, dal mio angolo dello swap è tutto, il vostro DJ Visa conclude, quindi va a dirvi che l'Apocalisse abbia inizio.